Un ispettore della Polizia Municipale di Firenze è stato arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui parcheggiatori abusivi e su alcuni dipendenti della società partecipata SAS del Comune di Firenze. Stessa misura è stata applicata al funzionario della SAS Nicola Raimondo, che si trovava già ai domiciliari poiché coinvolto nel primo filone delle indagini. I reati contestati a vario titolo sono quelli di corruzione, falso e abuso d'ufficio. Ci sarebbe stato uno scambio reciproco di favori, consistito nell'annullamento illegittimo di multe tra il funzionario della società partecipata SAS Nicola Raimondo e l'ispettore della Polizia Municipale di Firenze Leonardo Toticchi, 62 anni, finiti oggi agli arresti domiciliari nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta della Procura di Firenze sui parcheggiatori abusivi e su alcuni dipendenti della SAS. Secondo quanto emerso, Toticchi, in qualità di responsabile dell'ufficio verbali di contravvenzione del Comune di Firenze, avrebbe annullato multe fatte dai vigili nei confronti di Raimondo e di persone a lui vicine, compresi alcuni suoi collaboratori. La stessa cosa avrebbe fatto il funzionario della SAS nei confronti di multe elevate a amici e conoscenti di Toticchi. In una delle conversazioni intercettate, l'ispettore della municipale avrebbe definito Raimondo un tipo accomodante, riferendosi alla sua disponibilità a cancellare le multe.